Benvenuti, nuovo sabato, ci avviciniamo al Natale, sì, avete ragione, tra poco parleremo del Natale e ci prepareremo a questo evento occupandoci appunto di artisti che eseguiranno delle coreografie, canteranno il Natale e tutto quanto. Questo però, insomma, siamo nella centralità di dicembre, lasciate un po' che ci occupiamo anche di vari generi musicali, di vari artisti ricadenti in questo ambito regionale nostro che seguiamo. I nostri giovani artisti, il motivo principale della nostra trasmissione è andare alla ricerca di giovani talenti calabresi, sia nel campo soprattutto del canto, della danza e poi anche altre forme d'arte. Benvenuti, nuovo appuntamento, nuovo sabato, siamo nella centralità, si diceva, di dicembre e questa sera avremo tanta musica, però cominciamo al contrario, è un po' una sorta di contropiede che facciamo in apertura, con una coreografia, una bella danza che possa accogliervi, vi possa far mettere comodi dinanzi al televisore e gustarvi questo nuovo appuntamento col talent show di questo sabato. Benvenuti. Ma chi l'ha detto che del buon vino bisogna bere solo un bicchierino? Pranzo e cena senza strappare, non mi posso più ubriacare. Oh mio fiaschetto, dove ti metto? Ti nascondo anche sotto il letto. Io ti voglio sempre vicino, oh mio buon caro amico vino. E adesso vi presento gli Out of Mind. E come dite? Li avete già conosciuti? Ma allora ci seguite sempre, perché praticamente lo secolo scorso li abbiamo già invitati, sia alle primissime edizioni del talent show. E quindi, insomma, di tanto in tanto ci pregiamo appunto della loro presenza in studio. Chi invece non l'avesse mai visti, mai sentiti, ha modo intanto di conoscerli, anzi lo fanno loro direttamente, così mi dicono, un po' senza stare qui a chiedere patente, libretto, insomma, certo, come si fa, gli alt. Ecco, allora, conosciamo Out of Mind, cominciando dal piacere. Più alto. Io non sono, è più alto, io vabbè, mi chiamo comunque. Armando Rullo, in arte The Lost. Sì. Poi? Io sono Chris il Maestro, che sono il produttore, non canto. Sì. E lui, io sono Andrea Romeo, in arte Dusty. Ecco, come vi siete conosciuti, frequentati, fidanzati e poi sposati artisticamente? Allora, ci siamo conosciuti un po' da un anno a questa parte, più o meno. Beh, io e lui ci conosciamo da una vita nell'ambito musicale, io e lui nell'ambito di amicizia da tanto tanto tempo. Sì. Poi ci siamo ritrovati insieme a formare questo gruppo e abbiamo iniziato a tirare su, a cantare, a fare queste canzoni. Lui ha iniziato a produrre, produceva già da tempo. Ma tutte e tre, cioè nascete rapper oppure uno magari musica sacra, l'altro no, nasciamo folk? Ce l'abbiamo dentro proprio. Tutte e tre.
E l'avete scoperto per caso oppure uno applaudì, insomma, si è messo a applaudire l'altro? Si seguiva l'altro, la musica poi... quando si era piccoli all'epoca, sì. Si seguiva e molto. E che seguivate? Tu per esempio? Musica. Tipo Eminem, questi cantanti così, 50 Cent, sì. Non so se magari li pure voi la stessa cosa oppure sì. Pink Floyd o Orietta Berti? Anche Pink Floyd, anche Pink Floyd. Ho un repertorio musicale anche di altri generi. Di altri generi. Per esempio andavo, da piccolo andavo matto per Rino Gaetano. Beh. Che... poi vabbè Vasco, Ligabue, però principalmente il rap. Quindi mi dicevate soltanto da poco, no? Da poco tempo, sì. Ma avete già avuto modo di farvi conoscere anche a un pubblico live, in piazza, certo, qualcosa? Certo. Abbiamo partecipato al Beer in Progress di Organizzamundi, sì. E abbiamo fatto un live, è andato abbastanza bene, c'era tanta gente, bellissimo, sì. Poi la birra era buona. Poi. Siamo in una zona in cui non si fanno tantissime cose, quel poco insomma che si fa, si cerca un po' di mettere, perché si sono, avete visto anche, state scoprendo di settimana in settimana il nostro talent, quanti gruppi, quanti giovani talentuosi abbiamo, è la ragione per cui siamo qui, ecco, e staremo ancora a lungo perché credetemi sono tantissimi ragazzi che o li chiamiamo noi o ci chiamano loro che non conosciamo, voi non conoscete e che hanno tanta voglia di mettersi in evidenza. Ora non tutti possono prendere la valigia e andare a Teledomodossola o magari arrivare se hanno fortune particolari anche subito a Canale 5 perché insomma bisogna farsi le ossa e non si comincia subito a Canale 5 Italia 1, magari si passa prima da Teledomodossola, ecco. E, quindi che cosa avete prodotto finora? Chi me ne parla? Il produttore penso sia più... la conta, cioè il primo ok caso. Allora io sono il produttore nel senso che io ho uno studio di registrazione, sì. Che ho creato negli anni, prima le piccole cose, poi mano a mano mi sono sempre più specializzato, adesso ho uno studio abbastanza fornito. Buono a livello di sì. Audio e video anche, e ho iniziato, io producevo già da piccolo, io ho iniziato come rapper, quindi sì. Rappavo e mi facevo le basi da solo. Poi andando avanti ho capito che mi piaceva di più fare le basi rispetto che rappare, cantare. Mi piaceva stare diciamo dietro le quinte. Quindi, quindi poi conoscendomi con lui un giorno mi ha detto sai Chris voglio registrare un pezzo. Gli ho detto vieni. Ha registrato questo pezzo e gli ho detto spacca. Da quel giorno è diventato Chris il maestro lui. Da quel giorno, poi dopo che gli ho mixato la canzone, cioè gli ho aggiustato i volumi delle voci, lui mi fa ma lo sai che a fare le basi e a fare le voci sei un maestro. E da allora ho preso la cosa, io mi chiamavo soltanto Chris, sono diventato Chris il maestro. Allora, Chris il maestro, Chris, quindi quanto avete prodotto, che pezzi avete fatto? Allora, siamo un collettivo che non siamo tutti qua, siamo in cinque. Quindi io produttore, rapper, certo. C'è Iron Mad che manca, abbiamo TK, che salutiamo, certo. Salutiamoli tutti, abbiamo TK che è un altro produttore come me che fa le basi e abbiamo altri piccoli che stanno crescendo e che entreranno a far parte del nostro collettivo. Collaboratori, sì, adesso stiamo facendo... Bene. Poi singolarmente è uscito il suo album a maggio che si chiama Tra Purple. Ecco dei nomi. È uscito il suo album a settembre che si chiama Dustology come il suo nome Dusty ed è uscito l'album di un ragazzo che non è qui Iron Mad che si chiama Impresa di Coscienza a novembre e tutti i dischi sono prodotti nel mio studio quindi le basi le ho fatte io. Qui ci sarebbero già numericamente all'attivo quanti lavori dell'uno dell'altro magari un disco, un disco ciascuno un disco che ci sto lavorando adesso stai lavorando ancora siamo in partenza sono... pure perfetto ok siamo in partenza per Torino che fate? Siamo in partenza per Torino perché Lost è stato notato e gli hanno offerto di registrare un disco in uno studio prestigioso di Torino io gli ho fatto le basi insieme ad altri produttori torinesi molto famosi in Italia e cerchiamo di portare la Calabria anche mi avete anche bruciato fuori. Ma sono ben contento alla domanda appunto stavo per chiedervi cosa c'è di importante che vi riguarda per c'è il futuro c'è di importante questo perché nell'ambito rap più importante questo, certo. Musicale italiano sta andando un sacco adesso il rap sta andando alla grande e ci sono questi studi che cercano talenti da crescere e quindi hanno notato il suo video su Facebook gli hanno scritto Che poi oggi questi ragazzi hanno anche opportunità modo anche di farsi conoscere virtualmente quanto aiuta soprattutto quelli di questa zona di questa regione farsi conoscere attraverso la rete il computer no? Nel senso perché una volta era molto più difficile perché veramente bisognava andare a Teledomodossola per cominciare veramente. Quindi all'attivo abbiamo già un bel po' di prodotti ma ci sono cioè che momento è per il rap questo mi faccia capire Chris maestro sì allora nel senso questi ragazzi che arrivano mi diceva avete
dei giovanissimi che si avvicinano. Sì, hanno dai 15, 16, 19. Ma come si fa a appassionarsi al rap? È subito il rap. Ormai il rap è la quotidianità per questi ragazzi, perché esatto, chiunque sia dotato di uno smartphone accende e vede rap, non vede più la canzone italiana. Anche un po' per la sua vita, magari si rispecchiano in una canzone, perché parla molto di vita il rap. Purtroppo da noi, dico purtroppo, ma è anche una fortuna, purtroppo non si sta benissimo qua da noi, quindi molta gente ha magari qualche problema economico, qualcosa, e quindi nel rap, che è molto una cosa di, diciamo, la gente ci si rispecchia, perché con il rap uno si sfoga, esatto. E quindi per questo si avvicinano molto a questo genere. Ovviamente non possiamo, perché avremmo voluto certamente ascoltarvi in ogni pezzo, per ogni epoca, eccetera, eccetera. Voi quest'oggi cosa potrete offrirci? Allora, oggi portiamo 5 pezzi. Sono 2 di Lost, sì, 2 di Dusty e un pezzo che hanno fatto insieme, una strofa uno e una strofa l'altro. Perfetto. Questi pezzi, parlagli dei tuoi. Allora, il mio primo pezzo è Non cambio mai, che parla di me. Il titolo stesso dice già, intraprende già il tema della canzone. Sì. E il secondo pezzo invece è California M.A., che parla del mio posto in cui sono nato, ovvero Marina di Gioiosa Ionica. E parla di questo posto che è inteso come la California, un po' perché nel turismo in estate si vedono le palme, sai, tanta gente sul lungomare, quindi è bellissimo vedere questa atmosfera molto estiva, è molto bello comunque qualcosa. Lui invece, i contenuti dei tuoi pezzi? Allora, il primo che andrò a fare sarà Al peggio non c'è mai fine, che è il pezzo, diciamo... Cosa racconta? Racconta un po' la mia vita, un po' quello che avrei voluto, quello che non ho avuto, quello che ho. Cioè, quello che insomma, potresti avere, sì. Esattamente. Sì, e poi il secondo è Ti faccio il culo, che è un pezzo, non lasciamoci ingannare. Mio autobiografico, nel senso... Okay, no, è pure autobiografico. Ah, anche tuo? Il ritornello può ingannare, sì, perché il ritornello è un po' spinto, però... Le strofe sono una autentica storia. Vabbè, si può mandare, se anche siamo in fascia protetta, vabbè, musica, arte. È un po' il mio bipolarismo, diciamo, Andrea che parla con Dusty. Sì. La stessa persona, due personalità diverse. Avete la classica domanda che si fa allo Zecchino d'Oro, perdonate questa povertà di te, ma che insomma, che il sogno nel cassetto tuo? Ne ho tanti, sinceramente. Dimmi uno, magari prendere il posto, scalciare chi. Uno è fare un featuring con Salmo, che è il mio rapper preferito. Perché ridete? Scusate, no, ci sta. E allora che ridete? Però ce ne stanno altri, non è che. Tu invece? Il mio sogno è bruciare il cassetto. Va bene, questa è anche vena poetica. Il tuo vero sogno è diventare qualcosa. Questo l'ha letto sul computer adesso prima di venire qua. Dai, no, forza, veramente sì, l'ho detto sul momento. Ok, Chris, maestro, lei invece, allora, per lei personalmente, anche per me personalmente, da produttore mi piacerebbe che in tutta Italia si conoscesse quello che è il lavoro di una persona che fa le basi, e che quindi le mie basi venissero ascoltate non solo in Italia ma anche all'estero, perché ormai i produttori sono al 50% con gli artisti, quindi mi piacerebbe uscire da questo piccolo che è la Calabria, portarlo in tutta Italia e magari anche all'estero, come altri produttori stanno facendo, ed è una cosa fantastica, quindi poter aiutare con la propria musica anche la famiglia, gli amici, uscire da qui. Un appello che dovrebbe essere lei a farlo, maestro Chris, cioè a tutti i giovani rapper che sono sparsi per i nostri comuni calabresi e che ovviamente per poter operare hanno bisogno della produzione, di chi li produce. Allora, purtroppo c'è una cosa negativa nel rap. C'è YouTube. Sì. Su YouTube si trovano migliaia di basi che puoi scaricare gratuitamente e ci puoi rappare sopra. È una rovina per i produttori di YouTube, certo, perché purtroppo una persona come me che ci perde il sonno per produrre, poi magari vengono in studio e dicono no, mi sono scaricato la base da YouTube, che poi non hai diritti, te le posso... Sì, ma questo piuttosto io, per diletto, quindi, invece chi vuole creare va alla produzione. Io vorrei suggerire di farsi seguire da un produttore, farsi le basi a pennello su se stessi, perché te la costruisce sulla tua voce, sulla tua persona. Quindi provarci per bene, non fare le cose così come capita, perché per chi è vuole difficile fare strada, ovviamente, in questo campo, nel campo musicale, nel campo del rap, poi chi vuole passarsi un po' di tempo per diletto va a farsi il karaoke ovunque, scaricando la esatto base appunto, esatto, da dove vorrà. Ragazzi, vogliamo sentirvi. Chi comincia? Comincio lui? Comincio io. Okay. Comincia Lost e poi Dusty. Out of Mind, ascoltiamoli. Yeah, yeah. I
vogliono buttare giù da un treno. Mi dicono fra non ce la farai. Sorrido con in aria il dito medio, poi gli rispondo che non cambio mai. No, non cambio mai. Passano gli anni ma non cambio mai. Fanculo gli altri, io non cambio mai. Mi troverai sempre in mezzo ai guai. Non cambio mai con le rughe davanti allo specchio. Non mi chiamavo Lost se per caso ero lo stesso. Da piccolo mi sfottevano per come vestivo. E invece adesso mi salutano e stanno in silenzio. Frate, cosa fai? Per me non esisti come Walter White. Sei disturbato, borderline. Prima di sé poi chiedi come stai, ah. Pagine bianche come nuvole, doppesa rap in cudine. Ci scrivo sopra viaggi come Gulliver. Ogni cosa che scrivo e che faccio, tu non la fai. Ogni amore che prendo e che lascio, tu non lo dai. Ogni rima è uno schiaffo, ogni rima che ho scritto ti trafigge nel cuore come una spada sporca di delitto. Sono un poeta maledetto, mica te l'ho detto. Maledico quando ho dato inchiostro per macchiare un testo. Parto senza bagagli, non c'è luce, solo abbagli. E resto umano nel perseverare sbagli. Mi vogliono buttare giù da un treno. Mi dicono fra non ce la farai. Sorrido con in aria il dito medio, poi gli rispondo che non cambio mai. No, non cambio mai. Passano gli anni ma non cambio mai. Fanculo gli altri, io non cambio mai. Mi troverai sempre in mezzo ai guai. Salgo sul treno per andare in studio e mamma mia sembra zona safari. Tu che mi invidi qua dentro ti chiudo. Mi vuoi buttare ma finisci nei binari. Ma non sai che nelle rime placide trovi le tragiche. Dentro la voragine un bagno di lacrime, senza impermeabile. Occhio a chi ti tocca, il filo si stocca. Poi cadi di sotto se non resti stabile. Anime che girano in strada indossando le taniche. Parto da zero fino a 100. Tu conta i passi fingendo che ne abbia fatti di meno. Ma li ho fatti per davvero, dai brindiamoti verso veleno. Dentro questo bicchiere rilassati, fra stai sereno. Che questo è tutto da vedere. Vedo facce astute come Hopkins. La mente mangia i ricordi, restiamo nei nostri accordi. Tu abbagli ma dopo non morti. Resto sempre lo stesso, ho un legame con i guai. Rischio fino all'eccesso di paura che non vedrai. Mi vogliono buttare giù da un treno. Mi dicono fra non ce la farai. Sorrido con in aria il dito medio, poi gli rispondo che non cambio mai. No, non cambio mai. Passano gli anni ma non cambio mai. Fanculo gli altri, io non cambio mai. Mi troverai sempre in mezzo ai guai. Musica, adesso torniamo al ballo, però ci torniamo con la nostra classica lezione. Ogni settimana andiamo alla palestra EMI e lì ci accoglie Nando. Cosa ci insegneranno questa settimana? Non lo so, adesso lo chiediamo a Nando, andiamo a Cavolonia. Un saluto allo studio, bentornati. Siamo collegati sempre da Caulonia con l'associazione sportiva Ginnastica Caulon Palestra EMI. Ci siamo ancora una volta immersi nella loro intimità di allenamenti. Anche oggi li troviamo, lavorano sempre come ben potete vedere. Li troviamo in fase di allenamento. Oggi vedo un attrezzo particolare che stanno per adoperare, dovrebbe essere il trampolino. La maestra Emi su questo attrezzo sta sempre molto attenta, infatti mi ha fatto cenno oggi che deve dedicarsi un pochino a loro, perciò noi ci limitiamo semplicemente a spiarli in questa loro attività che è il trampolino elastico, che tra l'altro è una specialità proprio della ginnastica artistica. Le atlete si stanno esibendo in questo momento dopo una breve rincorsa al salto sul trampolino e da quello che capisco che la maestra Emi dice blocca blocca, poi c'è la discesa che deve essere praticamente bloccata. Sicuramente la parte tecnica è molto interessante.
come vedete anche i gruppi all'interno della palestra EMI non sono molto numerosi, quindi la maestra EMI segue con molta attenzione quelle che sono le attività tecniche specifiche delle sue atlete e varia di volta in volta, vedete che varia praticamente quello che le atlete fanno, perché potrebbe sembrare che sia sempre lo stesso salto, ma in questo caso c'è un divaricato che loro stanno eseguendo, che a vederlo sembra facile, ma io ci proverei a farlo, ma sono convinto che non ci riesco. Se la maestra Emi vuole dirci qualcosa, ci spiega, ecco, eccola. Tutto è il salto, sia il pennello che il carpiato. La difficoltà maggiore non è tanto l'elevazione quanto bloccare l'arrivo, perché va frenata la velocità. Brava, però se noi non blocchiamo l'arrivo, alle competizioni ci penalizzano. Ferma! Ok, forza. Carol, ferma tu, Brava. Ok, perfetto, va bene. Come potete vedere anche la disciplina è molto importante nella ginnastica artistica, l'ordine, non creare confusione, avere poi un susseguirsi di azioni che praticamente portano a far sì che da tutto questo ne scaturisce fuori anche una forma di rispetto l'uno contro l'altro, che è sempre bello vederle queste cose, collaborazione, come vedete anche nella preparazione degli esercizi collaborano una con l'altra. In questo momento la maestra Emi sta preparando qualcosa che io non so che cosa, gli passo subito la parola per vedere un pochino cosa sta preparando. Rebecca vi farà vedere un esercizio di ginnastica artistica, anche questo è un esercizio molto tecnico e poco coreografico, ragazze, però dovete fare silenzio. Poco coreografico perché è formato da elementi che compongono una competizione, quindi sono elementi richiesti dalla Federazione Ginnastica. C'è poca coreografia perché in questo caso i giudici di gara non guardano tanto l'estetica dell'esercizio, ma la tecnica dell'esecuzione. Ma andiamo a vederlo. Abbiamo visto anche l'esercizio individuale che la maestra Emi fa di solito nei suoi allenamenti, perché le atlete alle competizioni della Federazione Ginnastica partecipano sia come squadre sia come individuali, quindi il lavoro deve essere svolto di volta in volta sia sul gruppo che sul soggetto individuale. Anche oggi abbiamo percorso un piccolo tratto degli allenamenti all'interno dell'Associazione Sportiva Ginnastica Kaulon, diretti dall'insegnante Emi Tasso, che si trova a Kaulonia Marina, che offre, noi lo ricordiamo sempre perché è anche giusto e doveroso, visto che entriamo all'interno dei loro allenamenti, ricordare che si trova a Kaulonia Marina sulla SS 106 lato nord, e che oltre ai corsi di ginnastica artistica e ritmica a partire dai 3 anni in su, offre anche corsi di pilates, aerobica, zumba e macumba, nonché anche di ginnastica correttiva. Perciò presso l'associazione Ginnastica Kaulon Palestra Emi a Kaulonia Marina lo sport, diciamo, che la fa da padrone. Per questo appuntamento io vi ringrazio, da Kaulonia è tutto, la linea ritorna allo studio. Parla dentro e non sapete un cazzo di me. La mia vita
vita non è un gioco che ti dà il diritto di cambiare regole. Cosa posso fare? Questa merda voglio sfuggire. Porco la mano mollo, al peggio non c'è mai fine. Cerco la felicità in questo viaggio immenso. Voglia di parlare con qualcuno che non sia depresso. Insegna a me l'arte del disprezzo, come chi si distrugge coglioni. Ascolta questo pezzo. Devozione, dedizione, autodistruzione. Tre elementi che mischiati uccidono le persone. Per ogni lacrima un vuoto da colmare. Sto mondo promette la vita, poi ti dà ciarpame. Un vero uomo prima di volare deve rispettare i tempi e imparare a camminare. Faccio di testa mia, tu fai di testa tua. Un dolore lancinante non puoi paragonarlo a una bua. Ora che sto un po' meglio, ma tanto è sempre peggio. Doppie facce sembra il carnevale di Viareggio. E mi atteggio, chi sbaglia paga, non è mica vero. Paga sempre chi la prende in culo ed è sincero. E non so più vivere, quando fuori piove sono un fulmine. Non so più cosa devo fare, mo dimmi te. Parlate in troppi e non sapete un cazzo di me. La mia vita non è un gioco che ti dà il diritto di cambiare regole. Cosa posso fare? A questa merda voglio sfuggire. Parcollo ma non mollo, al peggio non c'è mai fine. Cerco la felicità in questo viaggio immenso. Sento qualcosa di grande dal profumo intenso. Sparisco in fretta come il fumo in bocca è così denso. Che ci posso fare nella vita? Ho perso lo stesso. Mi chiedi del mio passato, io ti rispondo che nella vita più volte ho toccato il fondo e mi confondo. Non so se sono Andrea oppure Dusty. Il primo tende a suicidarsi, l'altro fa gli incastri. Ora che sai cosa mi è rimasto, sono come un senza tetto che attende con ansia il suo pasto e mi devasto. Birra e marijuana, sono stanco di lottare per qualcosa che si allontana. Se da bambino era bello giocare coi Lego, adesso colgo i pezzi per ricostruire il mio ego. Tempo fa vi stavo appiccicato come Mel, ma ora voi siete le mosche, io sono la merda. E non so più vivere, quando fuori piove sono un fulmine. Non so più cosa devo fare, mo dimmi te. Parlate in troppi e non sapete un cazzo di me. La mia vita non è un gioco che ti dà il diritto di cambiare regole. Cosa posso fare? A questa merda voglio sfuggire. Parcollo ma non mollo, al peggio non c'è mai fine. Cerco la felicità, ma tanto è tutto uguale. Ho fatto mille scelte, ma voglio ancora sbagliare. I miei fratelli mi sostengono, fanno pure i cori. La mia testa non vuole capire tutti i propri errori. Una famiglia unita non l'ho mai avuta, quindi che dite merdate sul mio conto è cosa risaputa. Non sono il tipo che fa canzoni tristi, ma che ci posso fare se voi siete finti perbenisti? Mi sto incazzando, ma non è colpa vostra. C'ho mille problemi e volevo metterli in mostra, ma la mia vita è una giostra. Chiedi quanto costa il prezzo del biglietto, te lo spedisco per posta. Ma che sarà di me tra un paio d'anni? Sto mondo mi uccide ogni giorno e spara senza il porto d'armi. Morirò più o meno quando finirò tutte le rime, sempre col sorriso, al peggio non c'è mai fine. E non so più vivere, quando fuori piove sono un fulmine. Non so più cosa devo fare, mo dimmi te. Parlate troppi e non sapete un cazzo di me. La mia vita non è un gioco che ti dà il diritto di cambiare regole. Cosa posso fare? A questa merda voglio sfuggire. Parcollo ma non mollo, al peggio non c'è mai fine. E adesso torniamo, un rimbalzo di linee, di proposte alla danza. E abbiamo, come ogni settimana, ospiti gli amici danzatori della Entertainment Events di Bovalino. La parola, anzi, le punte a loro. Really had me going, but now it's time to go. Curtains finally close.
Come to California. O quasi. E me ha sul posto il maestro al beat, The Loss. Il nome lo conosci da tempo come lo Swatch. Ai tempi di The Map, di Tupac e West Coast. The Loft, in cima al mondo dal precipizio. Che cambierò la storia, fratello, dice il mio disco. Tutto fatto in caso con la green e la street. Nel lungomare scendi fumo, sembra California Beach. Non pensate che vi illudo solo perché assumo. Qua lo zero vale molto, per questo sto prima dell'uno, giuro. Ragazzi, il deficit con queste tipe elevati che ti tiro uno schiaffo mentre stai fatto. E credici che i medici non ti stanno manco a salvare. Partono tre quarti dopo che chiami dall'ospedale. Per tutta questa roba che ti causa lo stress, pusher stanno sempre in spiaggia come in blog Johnny Depp. È un orrore. Quale city, quale nazione, mi tagliere le pa soltanto per un milione. Per tutti quanti state in fotta per il beat, con i vestiti ma senza vestiti chic. Dentro i locali su ti giri con i trick. Che fate? Per tutti quanti state in fotta per il beat, con i vestiti ma senza vestiti chic. Dentro i locali su di giri con i trick. Che fate? California, cammino sulla spiaggia d'oro, baby, rimani qua. California, togliti il bikini e zittisci l'umanità. California, smetto per le strade solamente con i petà. California, questo posto ci somiglia, benvenuto a M.A. M.A. Welcome to M.A. Porto le rime a domicilio. Servo bene il mio nemico come in un omicidio. E non si può stare tranquilli mai dalle mie parti. Sbirri che per mezzo sguardo si fermano a controllarti. Tutta la gente che sta qui fra grida il mio nome, mentre cammino tra le palme sotto i raggi del sole. Tu ti chiedi da dove vengo, basta guardare i miei occhi rossi che parlano nel silenzio. Mi intendo, affronti guai, mica ci scappo. Qua è tutto un film come Tim Burton. E mo stai attenta come ti batto. Vieni da noi, tutto è concesso. Se parli 10 lingue fanno cenno di sì, ma non capiscono lo stesso. Qui nuoce gravemente alla salute, non buttarla via. Per noi la capitale della droga è una periferia. Hai capito chi sono? Ne sei sicuro? Sto nella punta dello stivale, così ti prendo meglio a calci in culo. Dai, tutti quanti state in fotta per il beat, con i vestiti ma senza vestiti chic. Dentro i locali su di giri con i drink. E tutti quanti state in fotta per il beat, con i vestiti ma senza vestiti chic. Dentro i locali su di giri con i trick. Che fate? California, cammino sulla spiaggia d'oro, baby, rimani qua. California, togliti i bikini e zittisci l'umanità. California, io rispetto per le strade solamente con i petra. California, questo posto ci somiglia, benvenuti a M.A. M.A. Proseguiamo il nostro talent di questa sera. Ci occupiamo, spesso conosciamo associazioni, momenti imprenditoriali, attività riguardanti i giovani, ma non soltanto i giovani in questo caso, perché vi faccio conoscere una nuova associazione di Gioiosa Ionica, che proprio questo pomeriggio ha inaugurato una mostra al Palazzo Comunale di Sara Novembre, una giovanissima. Ma intanto vorremmo meglio conoscere, vero cari amici telespettatori, che cosa fa questo nuovo organismo, nuovo quanto nuovo. Intanto Carmela Salvatore vi presenta la presidente di Zefiro Art e Ilenia Ritorto del direttivo di questa associazione. Benvenute, dicevo, giovani. Grazie. Quanto giovani? Giovanissimi, le nostre attività si rivolgono ai bambini dai 3 anni fino all'età. Cioè, vi siete costituite quando? Lo scorso anno, mi pare un paio di anni. 3 anni fa, nel 2014, esatto, 2014, a Gioiosa Ionica. Con chi operate? Noi operiamo con l'amministrazione comunale, con la consulta delle associazioni che ci aiuta a coordinare le attività ed è bravissima a fare questo. E poi cercheremo anche di allargare le nostre attività anche ai comuni limitrofi, no? Per certo. Sensibilizzare non soltanto Gioiosa, che già è abbastanza sensibile a questo tipo di fatti culturali. Ecco, tanto sensibile quanto? Tanto da mettervi a disposizione una struttura comunale, e non soltanto, perché mi pare che vi abbia dato anche qualche strumento per poter operare. Quali e quanti, Presidente? E dunque, a Palazzo Maduri l'amministrazione è ancora in corso l'allestimento di un vano del palazzo stesso, e ricordiamo che è uno dei palazzi più antichi e più belli di Gioiosa, sì. Che racconta nel succo la storia di Gioiosa stessa. Dunque
in uno di questi vani del piano seminterrato stiamo allestendo un laboratorio artistico culturale. Possiamo affermare che è il primo della Vallata del Torbido, ovvero possiamo affermare ancora che l'amministrazione comunale è stata la prima, una delle prime, ad essere sensibile a questo tipo di attività che possono coinvolgere la società in maniera positiva, non soltanto per valorizzare, ma soprattutto perché non c'è nulla in Calabria o nel meridione al quale si deve dare valore. Il valore l'abbiamo, bisogna semplicemente aprire gli occhi e riuscire a vederlo. Allora, abbiamo parlato di attività, quali attività lo chiediamo alla Ritorto? Ecco, che tipo di attività ci sono? Che tipo di lavori fate con questi ragazzi? Ragazzi poi di ogni età, vero? Sì, sì. Lavoriamo soprattutto con i bambini, ma anche con le persone adulte. E abbiamo indetto questo corso si chiama Non Solo Argilla, ed è un corso di manipolazione appunto dell'argilla. E, tra l'altro, l'amministrazione comunale ci ha dato anche il forno e il tornio per poter lavorare. Sì. E quindi tutti questi lavori poi verranno conclusi con un'esposizione. Quindi... E sappiamo, hanno avuto anche queste attività un certo successo anche in termini di partecipazione, no? Numerica, vero? Con ragazzi di ogni età, effettivamente. Perché magari poi, si sa, cominciano i ragazzi, che sono quelli meno timidi, gli adulti stanno a guardare alla finestra, poi man mano con gli anni si iscrivono anche loro. Invece no, da voi già da subito ragazzi di tutte le età. Sì, abbiamo avuto anche parte dell'amministrazione che era interessata a cimentarsi in queste cose. Ma anche qualcuno dell'amministrazione? Un poco trattenuto per ancora timore di iniziare. No, la cosa importante da dire a questo proposito, sì, di argille è che noi, ecco, una delle note positive, vorremmo valorizzare ancora di più davvero questa volta. Che cosa? La nostra argilla bianca. Ci dica. Totalmente sconosciuta. Noi abbiamo delle bellissime collinette di argilla bianca che, sì, si trovano lungo la costa. Sì. E quindi, cioè, nel senso, mi dice, abbiamo tanta materia prima. Sì, e infatti, no? Il corso prevede anche prendere, sì, questa argilla, lavorarla e poi realizzare tutto quanto attraverso le attività. Ecco, quindi, indirizzate un po' questi ragazzi, oppure fanno di testa loro, che tipo di manufatti riusciamo a creare? Abbiamo un maestro ceramista che ha 40 anni di esperienza, Gioiosa Ionica, ha due laboratori molto grandi di produzione di cocci e terracotte che sembrano quasi sconosciute, però ci sono, esistono, quindi si presume che alla base ci sia anche una storia di questo artigianato, no? Non ci si improvvisa ceramisti. E dunque, oltre a Gerace, a Squillace per le sue terracotte, le cose possiamo anche nominare Gioiosa Ionica. Certo. E se riusciremo a portare avanti questo progetto dell'argilla bianca dei nostri calanchi, quindi la nostra terra, sarà ancora di più una nota positiva, sempre a mio avviso, a nostro avviso. Ritorto, mi racconta questi 3 anni in 3 minuti, in pochi minuti. Anni. Le belle soddisfazioni, sì, sì, prese. Belle soddisfazioni, sì. Tra l'altro non è che abbiamo avuto solo questo progetto dell'argilla, ci sono stati degli altri progetti, sì, come ad esempio il progetto di favole e fiabe. I bambini erano entusiasti proprio di creare questa favola, questa fiaba, di poterla disegnare, quindi creare i personaggi. E poi tra l'altro abbiamo avuto anche questo progetto di vedere con i loro occhi, questi bambini hanno visto con i loro occhi le bellezze di Gioiosa. E quindi appunto la mostra di Sara, che è stata inaugurata oggi, si trattava proprio di... Poi il momento culminante sono questi, sì, queste mostre, questi saggi, questi eventi, queste manifestazioni che create ad hoc a compendio di un processo di formazione, sì, certo, magari, o di lavorazione. Sostegno, quindi, l'amministrazione è importante, eh? Sì. Quanto vi aiutati? Se non fondamentale, tantissimo, suppongo. Allora, io ritengo fondamentale l'appoggio dell'amministrazione comunale. Già avere un tetto è importantissimo. Assolutamente. Se questo, sì, si aggiunga anche, sì, le apparecchiature, non so, si parlava di tornio, di quant'altro. Di forno elettrico. Si va ben al di là. Assolutamente. E tanto meglio, sì, è. Però la cosa più importante è che l'amministrazione capisca l'importanza di questo culturale attività. Giusto? Sì, esatto, e che è a prescindere dai voti. Per cui... Esatto, ecco, questo è il punto nodale, nel senso, vabbè, direi sì, l'apparecchiatura, sì, uno, due o tre, questo o quell'altro, l'importante è capire che c'è una mission in corso. Sì, di quindi fatto... non si fa soltanto il disegnetto, ma insomma si mette anche in bella evidenza l'artista, intrinseco uno dentro, sì, l'artista non lo sa e quindi ha modo di esprimersi in qualche modo. Esattamente. Bene,
Portiamo un po' ritorto di questa mostra di oggi, particolari, in attesa di vederla direttamente, poi sicuramente adesso lunedì avremo il servizio nei nostri giornali e quant'altro. Una mostra di acquerelli, sì. Una mostra di 14 acquerelli dove ci sono tutte le bellezze di Gioiosa viste dagli sguardi di Sara, di questa bambina. Queste le qualità appunto nell'operato, nel disegno di Sara. Ma Sara che tipo è? Che personaggio è? Che artista è? È un'artista, come dire, Carmela, tu la conosci. Lei non è venuta oggi perché è impegnata ad accogliere i propri visitatori, ma prossimamente probabilmente diciamolo chiaro, che Sara Novembre è proprio un'artista in erba, perché è permalosa, è molto sensibile. Dica lei l'età, non mi faccia sbagliare, anni? Lei frequenta la prima media, per cui... quando 10, ha realizzato 11. Questi disegni aveva 9 anni, perché noi stiamo esponendo quello che è stato il succo di un percorso formativo. E non è l'unica, ce ne sono diverse. No, Gioiosa è la culla, veramente, ecco. È una culla di cultura. Più in là sarà momento anche per altre. Assolutamente, ecco. Sì. A proposito di futuro, Presidente, nel vostro futuro cosa c'è? Cosa avete in programma? Nel nostro futuro dobbiamo guardare pure un pochino dentro noi stessi, perché per dare agli altri dobbiamo... avere qualcosa, no? Sì. E dunque anche noi esporremo presto sempre al Palazzo del Comune con una mostra in pittura per Ilenia e in fotografia invece che mi riguarda. Perfetto. Mi diceva che guardate già da subito, ma ancora non avete varcato i confini territoriali, anche alle zone vicinorie. Nel senso, Presidente, in che maniera guarderete ai paesi vicini o impegnerete i paesi vicini? Vorremmo che venissero a Palazzo Maduri a frequentare, come stiamo già facendo, stiamo invitando anche associazioni che non sono di Gioiosa Ionica, le scuole che non sono di Gioiosa Ionica, sì. Affinché facciano delle attività di laboratorio saltuarie, è ovvio, perché distanza, anche se non è tantissima, però i ragazzi si devono spostare, saltuare attività, ma che vengano a Gioiosa a lavorare in laboratorio e a dare uno sguardo, sì, al palazzo, quindi ad entrare nel Museo del Legno, nella Pinacoteca, nella biblioteca che racchiude 13.000 volumi, e poi frequentare anche il nostro laboratorio, ne saremo davvero felici. Al di là della conoscenza diretta con la Presidente o con il membro del direttivo, ecco, come comunicate con la gente, nel senso, chi vuole visitarvi anche virtualmente, sempre in ogni momento, un riferimento, un recapito? Abbiamo una pagina Facebook. Magari avremmo suscitato la curiosità di qualcuno in questo momento a casa e vorrebbe mettersi in contatto con la Presidente, con me. Noi abbiamo una pagina su Facebook. Ecco. Che è Arte Terapia Zefiro Art, ed ha un logo in arancio e rosso molto vistoso, per cui può essere facilmente riconoscibile. Metto un secondo la marcia indietro per tornare al discorso che facevamo di questo scambio anche con altri comuni. Quindi vorreste che gli altri venissero da voi, ma voi spostarvi in altri centri magari? Noi lo facciamo. È possibile? Noi lo facciamo già. Ah, lo fate già in che maniera? E noi andiamo presso le strutture che richiedono degli esperti in pittura, in ceramica, in manipolazione, e dunque svolgiamo delle lezioni. Innanzitutto partiamo a priori. Sì. La nostra associazione si occupa di formare percorsi formativi, che è uno scambio di parole. E che cosa significa? Prima noi studiamo l'argomento e poi lo, sì, proponiamo a chi vuole svolgere attività. Ci fermiamo un attimo, più di un attimo, ma giusto per rivedere il servizio di presentazione della mostra. La mostra è in corso, anzi ha appena inaugurato da qualche ora. Ripeto, poi lunedì avremo il servizio completo su quello che è stato il taglio del nastro, i primi visitatori, eccetera, eccetera, e quindi ci renderemo meglio conto dei lavori. Lì vedremo questi lavori di Sara Novembre. Nel frattempo rivediamo questa scheda di presentazione e poi vi salutiamo assieme al direttivo di Zefiro Arta tra poco. Siamo a Palazzo Comunale di Gioiosa Ionica e vi attendiamo sabato 10 dicembre alle ore 16 per la presentazione, quindi l'inaugurazione della mostra pittorica di Sara Novembre, Sguardi. Si tratta di 14 acquerelli realizzati durante il percorso del progetto Favole e Fiabe, Guida turistica 2016, dove un gruppo di bambini gioiosani avevano il compito arduo di descrivere pittoricamente, attraverso la tecnica dell'acquerello, Gioiosa Ionica, ovvero il loro paese.
I bambini avevano quindi il compito di descrivere pittoricamente Gioiosa Ionica e l'hanno fatto su dei fogli A3, quindi acquerello su carta. Quindi Sara ha realizzato questo percorso descrittivo ad acquerello e noi abbiamo ritenuto doveroso farveli vedere esponendoli a Palazzo Comunale. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Gioiosa Ionica che ha dato l'opportunità all'Associazione Culturale Arte e Terapia Zefiro Art di poter attraverso i bambini guardare Gioiosa Ionica e quindi svolgere un progetto artistico culturale. È molto importante tutto questo ai fini della didattica per i bambini, ma non soltanto. È importante perché insegnare loro a guardare il loro paese è fondamentale. E tanti piccoli bambini a Gioiosa sono già dei piccoli artisti in erba e dunque noi ringraziamo ancora l'amministrazione comunale che ci ha dato l'opportunità di puntare su di loro delle luci. Vi aspettiamo sabato 10 dicembre alle ore 16 a Palazzo Comunale di Gioiosa Ionica. Vi aspettiamo in compagnia dell'amministrazione comunale, della consulta dell'associazione e dell'associazione culturale Arte e Terapia Zefiro Art. Yeah, yeah. Dusty. Ti faccio il culo. Sì, hai indovinato. Ti faccio il culo. Ti faccio il culo. Yeah, siete pronti? Yeah. Ti faccio il culo, oh, cosa parli di me? Ti faccio il culo, la tua vita è demode. Ti faccio il culo, oh, cosa parli di me? Ti faccio il culo, perché parli di me? Ting ting ting. Ah, tu vuoi fottere con me? Pensi che sono coglione? Ti cucino come cracco, la tua gang è un minestrone. Mi sento soffocare, sto nella terra dei fuochi, dedicato a chi mi scarta, manco fossi in un piatto di chiodi. Se scrivo questo fra è perché mi sento in gabbia, la chiave di sta cella, penso l'abbia inghiottita la guardia. Vita sedentaria e mangio cibo spazzatura, voglio solo essere un nomade, non sblocco questa serratura. Spesso penso che una volta uscito da qui, tutti questi stronzi da me dovranno nascondersi. Non userò violenti oggetti contundenti, ma se mi gira il cazzo con un gancio ti scotolo i denti. Parli di Dusty come se tu ci vivessi insieme, al massimo hai fumato un po' con lui, a chi vuoi darla a bere? Giuro che non ti darò neanche uno schiaffo, ma se pensi di scappare tanto prima o poi ti acchiappo. Faccio il culo, oh, cosa parli di me? Ti faccio il culo, la tua vita è demode. Ti faccio il culo, oh, cosa parli di me? Ti faccio il culo, perché parli di me? Sto sempre sotto la supervisione di qualcuno, pulisco merda ma non sono schiavo di nessuno. Nella mia mente vedo morte e distruzione, perché ne ho passate troppe, che ne sanno ste persone? Di cosa ho fatto e cosa voglio fare, di ciò che non ho mai avuto tempo e modo di spiegare. Le parole non hanno un peso, ma è da notare che quando le metti in pratica iniziano a far male. Ti vincolo la schiena, non spezzo la catena, mi sento in punizione, vado a letto senza cena. Mi sento allucinato e se ci penso perdo il fiato, il mio corpo è atrofizzato. Cosa ho fatto di sbagliato? Riprendo in mano la mia vita da questa tortura, quasi quasi stavo meglio a mano. Nettato in questura, non smetto di sognare perché vivo di paura. Sta vita è come un taglio senza punti di sutura. Ti faccio il culo, oh, cosa parli di me? Ti faccio il culo, la tua vita è demode. Ti faccio il culo, oh, cosa parli di me? Ti faccio il culo, perché parli di me? Ti faccio il culo, oh, cosa parli di me?
Appena finisce la mostra di Sarno Novembre c'è un'altra che apre: maternità e sacralità. I temi dell'amore. Cioè, mi spieghi meglio, Ritorto, in che senso avete pensato a questa mostra? Abbiamo che mostra sarà mostra. E perché intanto questo tema? Allora, sarà una mostra sempre dopo quella di Sara, sempre a Palazzo Comunale. Sì. Abbiamo pensato di fare una mostra di pittura e di fotografia. Quindi due temi dell'arte che sono, che si abbracciano. Esporranno sempre corsisti dell'associazione, sì. Sì, noi quanti? Due. No. Io e lei saremo. Ah, voi. Sì. Quindi la mostra tutta vostra. Tutta nostra, sì. Maternità e sacralità. Sì. Quindi mi diceva, approfondendo l'argomento. Maternità e sacralità, una mostra di pittura e di fotografia. Perfetto. Presidente, allora lanciamo un appello a ragazzi che insomma si sono incuriositi, ragazzi di tutte le età che sono incuriositi, come avvicinarsi alle vostre attività? Sì, noi invitiamo ad avvicinarvi alle attività manuali inizialmente, affinché queste possano diventare artigianali e poi ancora di seguito che possono diventare artistiche, cioè espressione di mente, mani e cuore. Non soltanto Gioiosani, eh? No, ma ovunque, un appello che arrivi ovunque, perché chiunque può andare a qualsiasi parte, raggiungere Gioiosa Ionica al Palazzo certo. Comunale. La siamo e intanto possiamo mostrarci meglio virtualmente su Facebook, per come dava indirizzi prima la Presidente, che è Carmela Salvatore. Ma ringrazio anche Ilenia Ritorto di Zefiro Art. Grazie. E complimenti a Sara Novembre. Buonasera e a presto, sentirci. Grazie. Grazie. Yeah, yeah. Scusateci raga, abbiamo fatto una strage. Lost. Dusty. Il maestro al beat. Yeah. Con le strofe a prezzo caro fra strage del Cairo. Patto di sangue, Lost e Dusty sulle vene un taglio. Che se ci chiedi un po' di rime qua ne abbiamo un paio. Per fare un pezzo io non ho bisogno del rimario. Con le strofe a prezzo caro fra strage del Cairo. C'ho il braccio lungo 45 Palotelli Mario. Se sta tra me lo succa poi mi sputa. Faccio come Marcantonio con Cleopatra il Kamasu. Hai visto compare che cosa succede a sfidare i campioni? Finisci dietro le sbarre, senti le barre, prendine fanne due doppioni. Non ho bisogno di qualcuno che supporta, ma che mi sopporta. Falla corta, non vi piace lì la porta. Guarda e posta, stia Lost, sembra il Bronx. Siete quintessenza di sto cazzo, noi parfum, Hugo Boss. Puzzi un po' di merda, hai mangiato una prugna. Fianca al cesso non c'è rotolone, fra tu c'è una mummia. Se non sai farlo, fatti da parte. Nella vita asso di cannoni, tu bastoni e giochi a carte. Con Lost noi non scegliamo la vita perché pesta. La tua pensionata sta coi vecchi all'arcipesca. La tua caduta a quanto è quotata? Per due canne e quattro rime ci chiamate gioventù bruciata. Dite solo palle, non siamo mica scemi. Voglio la verità come per Giulio Regeni. Calpesti la merda sperando che dopo ti porti fortuna. Tu sei un coglione, io uno scimmione, un po' come Goku che fissa la luna. Sto come il Puma sballato bruciato mentale. Spiegami dove vuoi arrivare. Dici che copio, se è vero che copio, tu manco lo sai fare. Faccio un saluto ad ogni stronzo che non m'ha capito. Che lo scudetto del rap sul petto io ce l'ho cucito. Zero commedia, non sono come Dante. Fra poeta maledetto, chi t'ha detto che faccio il cantante? Con le strofe a prezzo caro fra strage del Cairo. Lo stentasti nel deserto, sputa fuoco Spyro. Tu che svolgi commissioni, sembri un commissario. Noi fottiamo le missioni come un missionario. Con le strofe a prezzo caro fra strage del Cairo. Perdi e poi parti da zero come il Super Mario. Fai lo sbirro commissario come Montalbano. Ti monti la testa con le rime dal vieni che ti segno il flow, vengo nella faccia ma dopo un blowjob. Mi voglio ascoltare ma mica scusare per tutto sto mare come fossi un props. In usanza americana sei con la camicia addosso. Perché cane fra montacagna e tu monti solo stosso. Ma tu cerchi Lost, non lo vedi più. Frate sto sbocciando immerso nel Grigusi. Se voi ci troviamo ti do rendezvous. Parano del canto tutta in caput. Hai capito chi sono? Il chi ti rovina. Le tue smerda non finiscono. Carta igienica regina. C'hai la faccia brutta, sembra satanata. La vita stessa ti ha dato condanna. Vuoi fare rap? Fai la bella addormentata. E quando passi per strada cantano Ninna Nana. Ninna oh, Ninna Nana. Ninna oh, cantano Ninna Nana. Ninna oh,
Ninna nanna, da questo trauma vieni, che ti risveglio io con un bacio a prima mattina. Fra ti do un bacio ma perugina, tu pullo fisse c'hai la collina, la bavacca la sopra sta rima. Mamma quanto spacchi, tutti quanti me lo dicono e mi parlano di te. Mamma quanto sei ridicolo, danza del vento dentro un ventricolo, con le parole fra io ci scivolo. Se ci giochi sai c'è pericolo, come quando fumo nel circolo. La vita stessa mi ha detto che mi brucio col fuoco, ma è da una vita che ci provo. È finita per questa battaglia, ma non la guerra, perché noi continueremo a lottare perché insomma si metta in bella evidenza tutto quello che di buono ha questa Calabria dal punto di vista della musica, della danza e quante altre forme artistiche. Ogni sabato alle 21.30 c'è il Talent Show, ormai lo sapete perché siamo quasi ad un anno di programmazione. Non ci fermeremo mai, guai, e andremo anche nel periodo di Natale, anzi in quell'occasione, per come premesso in apertura di questo appuntamento, avremo delle edizioni ad hoc natalizie con canti natalizi fatti anche da giovanissimi, molto giovani. Bene, grazie, a sabato prossimo, Talent Show, a sabato.